Questo è il nuovo stabilizzatore pieghevole di casa DJI, DJI Osmo Mobile 3. Bentornati sul canale, come avete potuto capire abbiamo tra le mani il nuovo stabilizzatore pieghevole di DJI, ovvero l'Osmo Mobile 3. Andiamo subito ad aprire il case che viene fornito con il treppiede, che viene fornito solamente nella versione combo. Per 20 euro in più, se volete acquistare questo prodotto, ve la super consiglio, anche perché lo stabilizzatore senza l'ausilio di questo non starà in piedi come i suoi fratelli precedenti. Andando ad aprire il case, troviamo l'Osmo ripiegato su se stesso. Per prima cosa dovremo andare ad agganciare il telefono. Vi consiglio di agganciarlo quando è chiuso, in modo tale che la scritta DJI sia nel verso corretto. Dopodiché andremo ad appoggiare il telefono, apriamo i due gancetti e, come possiamo vedere, dovremo anche andarlo a bilanciare. Non dovremo diventare matti per il bilanciamento, ma comunque non dovrà essere troppo sbilanciato. Dopodiché, cosa basterà fare? Aprirlo in questa maniera e andarlo ad accendere premendo sul tasto M. La prima volta che lo andremo ad accendere dovremo andare sull'app dedicata, ovvero DJI Mimo, e andare ad attivare l'Osmo Mobile. Per farlo basterà loggarsi con l'account e la password e attivare l'Osmo. In questa procedura ci verrà anche chiesto se volessimo attivare la DJI Care, ovvero l'assicurazione aggiuntiva per l'Osmo. Io non l'ho fatto in questo caso. E una volta conclusa questa procedura, il nostro Osmo diventerà operativo. Dopodiché entriamo in DJI Mimo e si connetterà automaticamente, perché rileverà il Bluetooth una volta connesso per la prima volta. DJI Mimo l'abbiamo già vista sull'Osmo Action, sull'Osmo Pocket. Ovviamente qua DJI Mimo sarà l'applicazione dedicata, per cui se volessimo utilizzare l'Osmo ovviamente dovremmo aprirla per avere tutte le funzioni abilitate. Come potete notare, ha un nuovo design rispetto ai modelli precedenti, nuovo design che porta dei pregi ma anche dei piccoli difetti. Ma andiamo subito a vedere i due piccoli difetti. Per prima cosa ruotiamo lo smartphone. Per farlo basterà fare un doppio clic sulla M ed ecco qua il nostro smartphone orizzontale. Il primo difetto che notiamo è quando andremo a muovere il nostro smartphone verso l'alto con il joypad, si blocca. Più di così
la videocamera non può puntare verso l'alto. Il secondo difetto è la calibrazione, però io sinceramente non lo vedo come un difetto, perché io ogni volta che vado a mettere lo smartphone all'interno della pinza prendo come riferimento delle applicazioni, per cui queste due barrette qua andranno a coincidere con le applicazioni, mentre con i modelli precedenti avevamo il blocco a fine corsa in modo tale da poterlo inserire e essere già pronti. Però con questo piccolo trucco magari delle applicazioni ce l'avrete pronto all'uso in un attimo. Questo design ovviamente apporta dei pregi, come abbiamo detto precedentemente. Il primo pregio è la richiudibilità, ovvero la portabilità di questo nuovo Osmo, la caratteristica principale. Un altro pregio non da sottovalutare è che avremo il microfono e il connettore per ricaricare il nostro smartphone liberi, perché non avremo più la placca di fine corsa. E per ricaricare il nostro smartphone, come possiamo notare qua, avremo una bella porta USB, in quanto l'Osmo avrà una durata di 15 ore, mentre il nostro smartphone molto meno. Parliamo anche dei materiali di costruzione. DJI in questo caso ha utilizzato della plastica di ottima fattura, soprattutto per limitare il peso. Siamo sui 405 grammi, è abbastanza leggero, col nostro smartphone diventa un pochino più pesante, ma è ben bilanciato. E naturalmente la costruzione di questo dispositivo è perfetta, come ormai ci ha ben abituato DJI. Diamo una rapida occhiata ai vari tasti che troviamo sull'Osmo. Sul retro troviamo questo grilletto, se lo tenessimo premuto a lungo il nostro gimbal entrerà nella funzione tilt locked, ovvero punterà il soggetto, mentre se lo premessimo due volte velocemente il nostro smartphone verrà ricentrato. Se invece lo premessimo tre volte velocemente passeremo in modalità selfie. Mentre sulla parte laterale troviamo questo switch che servirà per zoomare l'immagine. Ovviamente non vi consiglio di utilizzare lo zoom, perché poi andremo a rovinare la nostra immagine. Sulla parte frontale troveremo il tasto REC, oppure per scattare una foto, il tasto M che ci permetterà di accendere il dispositivo e di spegnere il dispositivo se tenuto premuto a lungo, oppure di cambiare tra foto e video. E qua avremo un joystick per muovere il nostro smartphone in varie posizioni, e grazie a tutte le varie impostazioni potremo anche settare la velocità del movimento del nostro smartphone. Da questo lato troviamo il connettore USB-C per ricaricare il nostro Osmo e, come detto prima, la porta USB per attaccare il cavo di ricarica dello smartphone. Mentre sulla parte sottostante troviamo l'attacco per il nostro treppiede, la classica vite da un quarto. Naturalmente DJI ha introdotto molteplici funzioni innovative su questo DJI Osmo, che troveremo anche sull'Osmo Pocket e alcune di queste anche sui modelli precedenti, ma andiamo a scoprirle assieme. La prima funzione che troviamo scorrendo è la funzione Stories, ovvero ci permetterà di realizzare video automaticamente. Andiamo a scegliere una texture, ovvero ne scegliamo una a caso, ad esempio fashion, start, andiamo a inquadrare un pezzo, perfetto, parte la musica, prima clip fatta, andiamo a fare un'altra clip. In questo caso possiamo vedere che dovremo realizzare 4 clip e ci dirà anche la durata. Riprendiamo anche la mia povera fidanzata che mi sopporta sempre, eccola che inquadratura, grazie mille. Next, andiamo a prendere il battistero, perfetto. Next, l'ultima, magari alziamo, ecco fatto. Ora potremo andare a vedere la preview. Ora sta registrando lo schermo, quindi va anche un po' scatti, poverino. Va bene, il nostro video è venuto, lo salviamo ed ecco qua il risultato. Prossima funzione è
per scattare foto panoramiche. Potremo scegliere tra 180 gradi, ne realizziamo subito una, lui scatterà 4 foto e le unirà in automatico. Oppure potremmo scattare anche una foto 3x3, ovvero 9 foto. Scattiamone subito un'altra. Ed ecco qua la nostra foto 3x3. Successivamente troviamo la modalità foto per scattare foto normalissime. Potremmo anche scegliere di attivare l'autoscatto. Modalità video con le sue molteplici funzioni al suo interno, ovvero abbiamo da settare la risoluzione, gli FPS, anche in base al nostro smartphone, automatico, quindi potremmo anche andare a mettere la modalità manuale, da sceglierci l'ISO e lo shutter, lasciamo in automatico in questo caso. Qua sotto nelle opzioni potremo andare a inserire anche qua molte opzioni. Molto carina la funzione gesture, se la andassimo a attivare facendo questo segno oppure questo, farà partire l'Active Track e la registrazione. Parliamo un attimino di Active Track 3.0, vi metto qualche test proprio ora. Devo dire che è stato migliorato, addirittura anche meglio dell'Osmo Pocket, e non ci perderà quasi mai. Per cui brava DJI per questo Active Track, molto molto utile. Se vogliamo magari vloggare, lo mettiamo al centro della stanza, noi ci possiamo muovere all'interno della stanza e lui ci seguirà senza mai perderci. Addirittura riesce a seguire non solo la faccia, ma se dovessimo girarci continuerà a riprenderci. Inoltre, come ogni stabilizzatore, potremmo andare a scegliere le varie modalità, ovvero follow, tilt locked ed FPV. Ora siamo in follow. Come possiamo vedere, lo stabilizzatore asseconderà i nostri movimenti. Potremmo addirittura metterlo in sport mode per avere maggiore reattività, soprattutto se facciamo scene action. Il mio consiglio è quello di tenerlo in questo modo, perché se lo andessimo a tenere in questo modo oppure in questo, lo stabilizzatore perderà un po' la sua efficienza e vedremo la scena un pochino traballante, soprattutto quando andremo a registrare degli hyperlapse, che sarà una delle prossime funzioni. Passiamo alla seconda, tilt locked. Potremmo andarla a selezionare come abbiamo fatto in questo caso, oppure tenere premuto il tasto posto sul retro. Come possiamo vedere, una volta decisa l'inclinazione dello smartphone, qualsiasi movimento che facciamo lui rimarrà in questa posizione. L'ultima modalità, ovvero la modalità FPV, il nostro smartphone seguirà qualsiasi movimento della mano, come potete notare. Molto carina per fare delle scene un pochino particolari. Naturalmente avremo moltissime impostazioni da andare a settare, in questo video vedremo solamente le generali, daremo uno sguardo generale all'Osmo Mobile 3. Successivamente usciranno altri video, per cui se vuoi rimanere aggiornato iscriviti al canale per non perderti più alcun video. Proseguiamo con la recensione. Volevo anche dire che questa, più che una recensione, è uno sguardo generale e anche cosa è in grado di fare l'Osmo. Per la recensione più dettagliata vi aspetto poi tra un mesetto, dopo un intenso utilizzo. Prossima funzione, slow motion, ed ecco qua una scenetta in slow motion. Prossima funzione che andiamo a vedere, time lapse. Come ci suggerisce l'applicazione, dovremo utilizzare il suo treppiede in modo tale da avere l'Osmo più stabile possibile e fermo. Potremmo semplicemente fare un classico time lapse fermo, andare a settare qua l'intervallo di scatto e la durata,
Oppure la cosa più interessante è andare a realizzare un motion lapse, ovvero il nostro Osmo rimarrà fermo, ma il gimbal si muoverà piano piano durante la durata del time lapse, e così facendo Ah, creerà un motion lapse. Per far ciò basterà cliccare su questo segnetto, andare a spostare il gimbal col joystick, oppure anche a mano, però forse più comodo col joystick, e andare a selezionare la prima scena, andare a selezionare l'ultima scena più, e poi si fa partire la registrazione ed è proprio una vera e propria magia. Prossima funzione, Hyperlapse. Hyperlapse è la mia funzionalità preferita, oggi ho dovuto testare parecchio per farla venire, ma ho scoperto le impostazioni migliori, ovvero vi consiglio di mettere l'Osmo in tilt-locked, andare a selezionare un soggetto, facciamolo, magari in questo caso è la cupola, perfetto, e poi, come vi dicevo prima, andare a tenere perpendicolare al terreno il nostro Osmo, proprio come sto facendo in questo caso, e iniziare a camminare. Purtroppo l'hyperlapse non possiamo realizzarlo in 4K, però potremmo già andare a selezionare la velocità, ovvero 15x o 30x. Io vi consiglio 15x, poi se risulta troppo lento lo andremo a velocizzare in post-produzione. Queste erano le funzioni e le caratteristiche generali dell'Osmo Mobile 3. Sicuramente farò altri video dove le vedremo nel dettaglio una per una, con la relativa spiegazione su come utilizzare le varie modalità e soprattutto in che condizioni utilizzarle per realizzare la migliore ripresa. Cosa dire, DJI sicuramente ha portato innovazione, anche se stabilizzatori richiudibili esistevano già. Ne vedremo a paragone, nell'immediatezza vedremo quello di Feiju, il Vlog Pocket, e vedremo se è in grado di competere con l'Osmo. Devo dire che mi è piaciuto, non avevo mai comprati di stabilizzatori per smartphone di DJI, soprattutto perché mi sembravano troppo ingombranti. Questo, a mio avviso, sarà l'innovazione, in quanto non rimarrà a casa, ce lo porteremo con noi. Guardate, una volta spento, si mette già in posizione per essere richiuso e sarà molto comodo portarlo in mano. Appena abbiamo un soggetto da inquadrare, basterà aprirlo, magari lo blocchiamo con l'applicazione aperta, in modo tale che quando andiamo a sbloccarlo, lui si avvia e saremo già operativi per andare a registrare la clip che ci interessa. Per cui avete visto, nemmeno 5 secondi e dovremo già essere attivi per registrare il video. Questo mi è piaciuto davvero. Quale comprare? La versione combo o non? Senza dubbio la versione combo, in quanto, un attimo che lo cerco, ci dà il treppiede e il case rigido. Treppiede fondamentale perché lui da solo non sta in piedi come i suoi predecessori. Fondamentale questo accessorio per realizzare tutte le riprese che abbiamo visto, come ad esempio il time lapse e motion lapse. Ovviamente questo stabilizzatore ci permetterà di usufruire nel migliore dei modi della videocamera del nostro smartphone. Per cui, se abbiamo uno smartphone di alta gamma con una buona fotocamera, sicuramente è un acquisto da tener conto, in quanto il prezzo è veramente ridotto, a mio avviso. Siamo sui 129 € per la versione combo e 109 € per la versione non combo, ma per 20 € vi conviene prenderla quella combo. Ovviamente, se volete l'Osmo migliore, sarà sempre questo, il DJI Osmo Pocket, piccolo, tascabile, pronto all'uso con la sua videocamera. Anche perché vi devo dire la sincera verità, mi piace l'idea di utilizzare lo smartphone per fare i video, però l'idea di avere tutti i video sullo smartphone, poi doverli importare sul computer, magari ho anche altri file sullo smartphone, non so, mi sembra un po' confusionario, però ci si abitua con questo.
questo stabilizzatore richiudibile top. Brava DJI. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link all'acquisto se volete supportare il canale, e a voi non cambierà assolutamente nulla. Se mi volete seguire anche in tempo reale, cosa combino, seguitemi anche su Instagram, e per non perdervi alcuna offerta di tecnologia sul mio nuovo canale Telegram di offerte, dove pubblico offerte giornalmente con codici sconto e cose varie. Noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando, iscriviti se non l'hai ancora fatto. Ciao!